ma l'inferno c'è. Anni fa ho scritto questo saggio con un ma che vuole contraddire purtroppo anche Bergoglio, che recentemente in una intervista a un conduttore, fatta da un conduttore televisivo, ha finalmente detto chiaramente il suo pensiero. Quelli che si pentono, quelli che si convertono si salvano, gli altri si annullano, quindi l'inferno non c'è. Era ora che venisse questo chiarimento. Purtroppo questo pronunciamento farà un sacco di male alle tante persone che non hanno timor di Dio e non vedevano l'ora di sentirsi dire da una fonte autorevolissima che l'inferno non c'è. Quindi se va male non ti preoccupare, che semmai ti annulli, la tua anima si annulla. Quando ero giovane, che cercavo di dipanarmi tra le varie filosofie e così via, ero arrivato alla conclusione che se la morte è lo zero assoluto per tutti, è la fine di ogni etica, di ogni morale. Se io mi annullerò, male che vada, che io mi goda la vita come penso che debba essere goduta, nessuno mi deve dire niente, tanto io mi annullo, sparisco. È un pronunciamento gravissimo che contraddice 20 secoli di santi, di teologi, dottori della Chiesa e così via, che hanno affermato l'opposto. Perché questa brutta notizia? Perché ne ha parlato Gesù, il divino profeta, il figlio di Dio, e non possiamo mica essere più buoni di lui, che è morto in croce per tirarci fuori, per scamparci dall'inferno. L'inferno c'è, purtroppo. La scrittura, il Vangelo ne parla chiaramente, e in questo saggio ho fatto riferimento solo alle sacre scritture. In tutta la Bibbia oltre 600 volte si parla dell'inferno, Gesù ne parla a chiare note. Ovviamente in quel valzer di ipocrisie, per cui la Chiesa, purtroppo anche il Papa, dicono tutto il contrario di tutto, dicono e non disdicono una fede che è stata consolidata in 20 secoli di santi, ebbene non si dice mica che l'inferno non c'è. L'inferno c'è, ma è vuoto, ma guarda un po'. E quindi è un appartamento sfitto, vuoto, con riscaldamento centralizzato. L'inferno c'è, ma è vuoto. Ma questo valzer di ipocrisia ha in mente qualche cosa di luciferino. Alla fine di questo video ne proporremo un altro, in cui anni fa parlavo sempre con estremo rispetto del Papa, basandomi però su la Sacra Scrittura, una lettera ai Galati, che dice che il Papa può sbagliare, e in questo tema, come nella benedizione alle coppie gay, un cattolico che vuole rimanere tale può dire tranquillamente, senza sentirsi in colpa: il Papa sbaglia, l'inferno c'è e non se ne esce mai e poi mai e poi mai. Io non riesco a pensarci più di qualche minuto, perché è una realtà agghiacciante. Ma se Gesù, il nostro Salvatore, ha detto queste parole, ha detto che nell'inferno la fiamma non si estingue, il verme non muore mai, la sofferenza è eterna e non se ne scappa mai, è vero. Perché? L'ultimo perché è perché Gesù è risorto, dimostrando che lui è la verità, lui è il figlio di Dio. Le sue parole sono vere. Non possiamo fare i furbi sgattaiolando via con qualche artificio teologico, come moda che è intervenuta a partire dall'ultimo concilio della Chiesa, Concilio Vaticano II. Tanti teologi hanno fatto delle acrobazie assurde, come questa che l'inferno c'è ma è vuoto. Sono delle follie, anche semantiche. Allora, perché parlare di questo argomento scomodo? Beh, una mistica ha visto un inferno pieno di tante persone che non ci credevano. Qui, sta molto attenti, sarà una bruttissima sorpresa. A proposito dell'eutanasia, io ho pensato alla sorpresa che ha chi, probabilmente, spesso non avendo fede, ricorre al
suicidio assistito, pensa di aver fatto finita e si scopre che è vivo nell'aldilà, nella sua anima, che è la componente più importante della nostra esistenza. E così con l'inferno, purtroppo, che sorpresa, che brutta sorpresa per tante persone che con i benefici, come si dice, con i conforti religiosi, con le parole del Papa, pensano di averla fatta franca, pensano, ma sì, tanto il Signore perdona tutti, e poi non c'è, ma c'è. Allora, Gesù è Salvatore, ma Salvatore da che cosa? Innanzitutto proprio dall'inferno. E qui cito San Francesco, questo santo che spesso viene rappresentato in tante pose sdolcinate, circondato da farfalline, uccelletti, leprottini e così via. Nel Cantico delle Creature, su cui ho meditato molto per 4 anni per arrivare a questo libro, Francesco dice, a proposito di sorella morte corporale, aggiunge: guai a quelli che moranno nei peccati mortali. E qui c'è un Francesco che si rifà alla dottrina ufficiale della Chiesa che parla di peccati mortali che portano all'inferno. E poi, beati quelli che la morte troverà nelle santissime volontà di Dio, perché c'è una morte seconda che non li toccherà, non gli farà male. Che è la morte seconda? È la morte che non muore mai, inferno eterno. Eh sì, Francesco il mite, fraticello, spensierato, giullare, parlava di paradiso e di inferno. Il Papa non ne parla più. Sì, parla di paradiso perché tutti speriamo di andarci, l'inferno no, oppure ne parla, non ha il coraggio di sdire, ma lo camuffa in modo così sottile, come la questione dei gay, si riesce con degli artifici anche semanticamente scorretti, si riesce a dimostrare quello che la gente vuole sentirsi dire. Pecchiamo pure, diamoci pure a quel peccato che grida vendetta, come diceva la dottrina cattolica, che è l'omosessualità, tanto il Signore ci comprende, ci assolve, ci ama. Ama tutti e salva tutti, e proprio quelli che insistono si annulleranno. Hai vissuto, hai fatto le tue maialate per tutta la vita e poi ti annulli. Allora, perché queste cose? Perché io sono sempre stato nei miei video molto rispettoso del Papa, diceva San Gregorio Magno, ognuno ha il Papa che merita, ognuno ha l'autorità che merita. Però a questo punto, quando queste realtà chiarissime vengono disdette, allora io non mi riconosco più nella Chiesa di Roma. Ecco l'ultimo video che ho fatto, la fine del papato e della Chiesa di Roma. Non ci sto molto su quel di Roma, la Chiesa universale, grazie a Dio, rimarrà e trionferà. Però mi reco tutti i venerdì a San Pietro con un gesto, un segno di lutto, mi inginocchio lì e prego, sapendo che, ahimè, il Vaticano, Roma stessa, le aspettano tempi molto tristi. Ma tante profezie, come già Fatima, convergono verso questo severo giudizio di un Dio buono e giusto, che alla fine però interviene, perché Dio è lento all'ira, ma alla fine l'ira arriva. Che il Signore ci scampi.